Vivere l'Appennino, una manifestazione che tratta naturalmente il lato enogastronomico delle tre province dell'Appennino che sono Pistoia, Lucca e Modena, e enogastronomico non poteva mancare un produttore di vini. Infatti è con noi Guido Betti, che è un produttore appunto dell'azienda agricola Betti, omonima, di Quarrata. Allora, buonasera intanto. Buonasera anche a voi. Come si legano i prodotti che voi producete, gli splendidi vini che voi producete, alla manifestazione Vivere l'Appennino? Diciamo che è più un discorso indiretto, perché non siamo sull'Appennino noi. Infatti, però narrano di un antico legame. Un antico legame che era soprattutto commerciale, perché noi ricevevamo tutti i prodotti dell'Appennino e mandavamo su i nostri, perché noi chiaramente siamo più in zona collinare che montana. C'era quindi un interscambio commerciale, culturale. Cosa vi portavano dalla montagna? Ci portavano da tutti i prodotti che parlavamo, tutti i prodotti tipici, diciamo, della montagna. E voi mandavate invece su il vino, in montagna poi non è una delle cose al meglio. Ecco, nella vostra azienda, l'azienda agricola o vinicola, come agricola. È definita? Agricola. L'azienda agricola Betti, producete il vino con vitigni autoctoni oppure vi avvalete anche di vitigni esterni? Principalmente adoperiamo vitigni autoctoni. Basta pensare al Sangiovese, che comunque nella nostra patria, non solo a Pistoia ma in tutta la Toscana, regna sovrano. Come azienda stiamo lavorando molto anche su altri tipi di vitigni autoctoni, quindi con Malvasia sempre nera o canaiolo o addirittura il colorino. Addirittura. Colorino ha un nome curioso, come mai viene chiamato colorino? Beh, principalmente perché nel passato veniva producendo un vino molto, molto scuro, diciamo dava più colore al famoso Chianti. Ho capito. Bene, allora voi producete naturalmente sia vino rosso che bianco. Sì. Ma ecco, io essendo un passionista del vino in barrique non posso fare a meno di chiederle se producete anche voi dei vini in barrique. Abbiamo cominciato anche noi a fare un vino barrique, che poi è diventato il nostro prodotto di... Ah, casualmente Betti l'aveva a portata di mano e di telecamera. Giustamente, un po' di promozione non guasta mai. Un po' di promozione serve sempre. Insomma. Quindi allora nella manifestazione Vivere l'Appennino ci sarà ampio modo di poter assaggiare sia quello in barrique che gli altri. Sì. Complimenti, perché anche diciamo l'immagine che avete dato all'etichetta di come si chiama questo vino qui in barrique? Si chiama Prunideo. Ecco, è un'immagine molto molto carina e variopinta, dà naturalmente segno della dinamicità che avete nell'azienda. Sempre fatto da pittori pistoiesi. Rimaniamo nel territorio. Quindi anche con l'azienda agricola Betti, appuntamento all'ultimo weekend, ma anche al penultimo, quindi quello antecedente di maggio, per Vivere l'Appennino. Grazie a voi.